Ciao a tutti ragazzi, sono Ninja, questo è un nuovo video di Minecraft in un server molto particolare perché questo server ci sta tutto il mondo di Minecraft, nel senso tutto il mondo di Minecraft che detrae il mondo reale. Quindi adesso noi siamo nel deserto del Sahara più o meno perché ci è capitata questa zona, nel senso ci si può muovere per tutta la mappa, possiamo andare anche in Italia, però l'Italia era la maggior parte tutta quanta conquistata, quindi abbiamo deciso tutti quanti di stabilirci in questa zona qui. Come vedete ho già full armor che in verità prima ero ancora in ferro, mi hanno dato un'armatura di un kit che è abbastanza forte, devo dire la verità. Però oggi siamo qui per farvi vedere tutto quanto il mondo e perché voglio chiedervi, prima cosa scusa per il video di ieri che non è uscito e non ho avuto tempo, quindi vabbè, lasciamo stare. Non è uscito un video, fa niente, questo qui lo vedrete domani, cioè per voi sarà oggi, cioè martedì. E voglio chiedervi anche se questo server vi piace, dove facciamo, diciamo, ci sono anche delle conquiste, possiamo conquistare il mondo. Possiamo fare tante tante cose. Non so perché adesso mi sta andando a scatti. Quindi prima non me lo faceva, ve lo giuro su tutto. Non so se voi lo vedete a scatti, lo vedo un po' a scatti. Allora, come funziona il mondo? Voi conquistate una zona, claimate e la zona è vostra, vi costruite la vostra città. Allora, abbiamo la casa. Questa qui è casa di Valerio. Più che una casa, è una palafitta. E sotto c'è il mio bunker perché non ho ancora voglia di farmi una casa, perché ho fatto per ora un bunker là sotto che non c'è ancora niente. Abbiamo la casa di Mariano e Daniele che voi non conoscete, però vabbè. È una casa molto bella. Allora, nel server ci sono anche diversi plugin, tipo questa qui è una crafting table speciale che adesso voi non vedete perché non posso cliccarla, perché le robe degli altri non le posso aprire io. In chat uscirà un messaggio, ma io c'ho la fetta disabilitata, nel senso guardate, vabbè. Scrivo adesso con gli altri che si insospettiscono, dicono perché scrive queste cose, perché il server è italiano. Di qua invece abbiamo il negozietto di Valerio del legno che vende il legno, questi qua sono i prezzi che gli ho consigliati io perché non li ho ancora cambiati. Poi abbiamo, continuando per questa zona, abbiamo la farm di cactus, sempre costruita da me perché nessuno farma qui. Vedete che i cactus si distruggono e vanno in questa cassa e ok, li ho presi letteralmente 2 secondi fa, sono già ricresciuti. Qui abbiamo la tomba di un porcellino, mi sembra, però va, non ci interessa adesso. Abbiamo culture sparse in giro. Stamattina ho costruito un pochettino, sì, perché sto registrando di mattina, ho costruito un pochettino di stradine, non le ho fatte dappertutto perché non ho avuto ancora abbastanza tempo. Questa qui è la farm di alghe che ho preso 3 secondi fa, ma stanno già ricrescendo. Appena arrivano al terzo stadio, i pistoni le buttano via. Quindi farma. Casa di Daniele che non conoscete, è una casa brutta e non posso aprire niente. Forse posso aprire la crafting table e basta. Questa no perché è speciale. Forse ve lo farò vedere in un futuro video come funziona la slime fan. Abbiamo poi, qui abbiamo coltivazioni varie gestite da Daniele, perché sì, in questo server ci sono i lavori, quindi non dico che è roleplay, ma quasi. E io faccio il minatore, quindi i miei soldi sono determinati dallo scavo. E le fornaci pure sono private, tipo queste due qui sono mie e questa qui tipo non è mia. E pure le casse sono private, queste tre sono mie tipo. Questa qui invece è piena di roba. Poi si può, ci sono un sacco di comandi che su Minecraft Vanilla non ci stanno, tipo slash enter, chest, slash h, che sarebbe l'asta, tutte le robe all'asta. Pollo 10.000. Io ho venduto una testa di coniglio a 6.900 perché mi sembrava un buon prezzo. Perché alcune armi si possono decapitare i mob. Tipo l'arco può decapitarlo con l'arco 0G1 e la spada con 0G1 può decapitare i mob. Poi questo jet boost infinito è dato dall'armatura con World 2 che mi fa saltare, quindi prendo anche meno danno da caduta. E c'è tipo, per farvi capire, c'ho sia Fire Protection che Projectile Protection che Protection che Blast Protection in un'armatura sola. Poi vabbè, c'ho Mending che costa pochissimo, Thorns and Breaking. Le robe le posso comprare dagli shop che non costano neanche troppo, tipo per farvi capire Mending che dovrebbe stare in questa zona. Tipo Unbreaking 3 400, cioè pochissimo. Però, ecco qua, Mending 160. È pochissimo. La cosa che costa tanto sono gli spawner. Ogni spawner costa 1 milione. Quindi sì, un po' che costa un po'. Quindi me lo compro, vai, comprato. Compro tanti. Vedete, c'ho soltanto 1000, sono povero. Qui abbiamo una farm di lana per cercare netherite, perché anche i minerali costano abbastanza. Un netherite costa 1500, che me lo potrei permettere, ma non c'ho abbastanza pezzi in diamante, ecco. Mi hanno già dato l'armatura full netherite, quindi sì. La cosa che costa anche poco il beacon, ma vabbè, non ve lo faccio vedere. Poi abbiamo una foresta su. No, no, ho inquadrato una cosa molto brutta che non bisogna inquadrare, che è la casa di Simone, che è una forma abbastanza, come posso dire, sì, quella forma là, che è abbastanza fraintendibile. Ah, ci sono anche gli alberi da frutto che potete raccogliere
Il frutto, effettivamente sì. Quindi questo qui è tipo un albero di arance, poi abbiamo qui le api e altre cosettine varie. La mappa l'avete di sicuro vista in miniatura, non so se vi lascio una foto in sovraimpressione adesso qua. Forse no, quindi non ci sperate. E per questo video è tutto, sì, perché alla fine questo è il server. È molto bello. Ci sono anche delle robe extra che si possono craftare sempre con la slime fan. Esattamente tutte queste qui sono robe extra. Tipo che adesso volete un'armatura personalizzata, eccole qua, ce ne sono tantissime. Costano livelli che sarebbero i livelli questi qua sotto, questi praticamente. Io ho appena comprato un, come si chiamava? Aspetta, me lo devo ricordare, è difficile. Si chiamava, non era questo, non era questo. Lo trovo, non vi preoccupate. Dovrebbe essere, no. Vabbè, era tipo comunque era un gold generator. Ho detto, vabbè, oh, sarà buono, però non ho capito come funziona, cioè è davvero difficile, quindi talismani dell'end. Vabbè, è tanto. Eccolo qua, Gold Transmutator, cioè non ho ben capito. Bisogna craftare sta roba che ti dà il Gold Transmutator e serve poi quella roba per farlo funzionare, ci sono l'oro con i carati. Non l'ho ben capito, ok? E questa roba qui. Però dovrebbe essere comodo per avere più oro da poi vendere nel mercato e farsi soldi. Però direi che per questo video è tutto e noi ci vediamo ad un prossimo video. Ciao!